fare politica in un altro modo, attraverso nuove vie, per cui tu al partito contrapponi il leader televisivo, alla democrazia bene o male di partecipazione contrapponi l'idea che la politica è male in generale e che può essere accettabile soltanto se nasce dai cittadini. Voi dite, beh, che bella cosa che nasce dai cittadini. Sì, nasce dai cittadini senza partiti, vuol dire, abbiamo inventato il populismo. I cittadini senza partiti non possono fare altro che applaudire un leader o maledire i leader, ma di sicuro non possono fare altro, non riescono a fare altro. Nessun cittadino da solo fa qualche cosa, nemmeno 10 milioni di cittadini soli fanno qualche cosa. Per agire politicamente bisogna essere dei soggetti collettivi, non dei soggetti individuali. I soggetti individuali vanno dietro a quei pochissimi che sono capaci di sventolare una bandiera, che hanno la capacità politica, i mezzi economici, la furbizia mediatica, quello che vuoi. Per cui mercato e leadership, mercato e leadership. I più radicali dicevano addirittura solo mercato, niente leadership, ma in Italia queste sono cose che non sono passate, in realtà non sono passate da nessuna parte. Mercato e leadership. E purché in mezzo non ci sia nulla, per cui abolizione pratica del diritto del lavoro, per cui un contenzioso di lavoro è un contenzioso di diritto privato normale, qualunque sia il contesto, per cui un operaio chiama in causa Gianni Agnelli. Cioè, voi capite, vuol dire privare i cittadini di tutte le difese che la democrazia e lo Stato sociale avevano costruito, che erano difese collettive. Ecco perché la democrazia è andata in crisi. Perché di fatto in questo modo i cittadini sono diventati completamente impotenti. Tutta la retorica del restituire lo scettro al cittadino, tutte queste robe qui, volevano dire facciamo fuori i partiti. E quando hai restituito lo scettro al cittadino, questo si è trovato in mano, e non essendo completamente incapace di far politica, non avendo né tempo né voglia, cosa fa di quello scettro? Lo dà al primo che glielo chiede. Perché non ha né tempo né voglia? Perché il contenuto materiale del sistema neoliberista, perché di questo stiamo parlando, è un contenuto deflattivo, che vuol dire togliere i soldi di tasca alla gente, tanto per capirci. È teorizzato col nome di Great Moderation, la grande moderazione, vuol dire togliere soldi di tasca alla gente, cioè rendere il lavoro difficile da trovare, difficile da conservare, poco remunerato e estremamente precario ed instabile. E comunque sia sbilanciatissimi i rapporti di potere fra il datore di lavoro e il lavoratore. A sua volta il datore di lavoro, se non è la Apple, è immerso in un ambiente infinitamente minaccioso anche per lui. Per cui il risultato è che, anche togliendo gli elementi di malvagità e di speculazione, può benissimo darsi che il datore di lavoro arrivi un giorno e dica ragazzi siamo falliti. Il tutto non interessa. Il paradigma neoliberista dice beh, se è fallito peggio per lui, cosa ci importa? Vuol dire che qualcun altro faceva meglio quel lavoro lì, per cui gli operai di quello lì verranno assunti da quello là. Mica vero, perché nel frattempo ulteriore elemento materiale fondamentale è la rivoluzione tecnologica, che vuol dire l'elettronica che risparmia
manodopera in quantità smisurata, e ha anche il vantaggio di trasformare i cittadini in, diciamo così, cittadini controllati. Per cui ti dà il vantaggio di poter fare a meno di tanta manodopera, e questo l'imprenditore, e al politico dà il vantaggio di tenere sotto controllo i cittadini.